intanto noto che questa città è davvero, davvero anomala. In pratica sembra quasi che numericamente la minoranza sia diventata maggioranza e la maggioranza sia diventata minoranza, perché, signori cari, se la matematica non è un'opinione e la vista ancora, grazie a Dio, mi funziona e ci funziona, abbiamo la giunta completamente assente, il sindaco ormai è assente perennemente, tra i banchi della maggioranza 1, 2, 3, 4, 5, 6, più il presidente Bitetti, diciamo 7. Ma che diciamo? Come diciamo? No, siccome lei... No, no, siccome... No, presidente, siccome si considera lei super partes, in questo senso non diciamo... Nel senso che il consigliere super partes è chiaro che fa parte della maggioranza. Allora, intanto, mentre l'opposizione paradossalmente sembra quasi più nutrita con 8 persone, vabbè, ormai non so quanto durerà questa amministrazione, se i numeri sono questi, né può valere altra giustificazione nel dire c'erano impegni, il congresso, non il congresso, ma io penso che la priorità vada al Consiglio Comunale, perché noi siamo stati eletti per rappresentare i cittadini, non per andare al congresso. Poi se c'è tempo si va al congresso, se non c'è tempo non si va. Ma al di là di questo, per quanto riguarda il discorso della, dell'istituzione di una commissione speciale sul PUG, il piano urbanistico generale, il piano urbanistico generale, come dire, è l'impalcatura, no? Che deve reggere l'assetto urbanistico della città e ha una valenza assoluta, fondamentale. Ancora una volta noi consiglieri siamo completamente bypassati, perché in alcuni ambiti, in alcuni settori ci arrivano le determine, le delibere, molte volte, come dire, a babbo morto, no? Quando non si può più incidere. In altri casi invece, come questo sul piano urbanistico generale, è calato proprio il silenzio nel modo più assoluto. Noi non sappiamo nulla, sappiamo del progettista che viene lecitamente retribuito a fior di quattrini, ma è un professionista, per carità di Dio. Però noi non abbiamo tutta questa dinamica, questa cronologia e cronistoria di un piano urbanistico che dovrebbe invece essere partecipato proprio istituzionalmente. Il piano urbanistico impone, no? Impone il coinvolgimento delle varie parti, dei vari soggetti non istituzionali. Beh, poi non lamentiamoci, abbiamo avuto già l'esperienza pochissimo tempo fa dell'ordine degli architetti, che si è considerato, si è dichiarato completamente, come dire, bypassato, scavalcato dall'amministrazione comunale. Noi, io ovviamente è necessario che ci sia una commissione, però una commissione speciale, però ditemi voi se è normale che i consiglieri comunali non sappiano nulla, nulla di quello che bolle in pentola per quanto riguarda il piano urbanistico. Alla fine, perché prima o poi vedrà la luce, verrà partorito, alla fine noi avremo il piano urbanistico, ci verrà inviato e diranno: signori, menù fisso, questa è la minestra precotta, precostituita, questa è, se vi pare è così, se non vi pare è lo stesso così. E questo a nocumento e a proprio danno dell'impegno di noi consiglieri, perché, ripeto, come proprio istituzionalmente il piano urbanistico generale deve coinvolgere le parti sociali lato senso intese, beh, a maggior ragione il minimo sarebbe che noi consiglieri avessimo dei segnali di partecipazione, di minimo coinvolgimento, neppure quello. Non so, aspettando Godot, dice, era il titolo di una commedia, aspettando il piano urbanistico generale. Grazie consigliere.